Ringrazio tutti di essere presenti, soprattutto i relatori, quindi il professor Bartolo Di Chio e Alba Mininni, i Discassant Massimiliano Burgi, che adesso verranno presentati da Rossella Nicoletti, che avrà il compito di farvi delle provocazioni intellettuali. Rossella Nicoletti si laurea a Milano in pianificazione urbana e politiche territoriali, lavora a Roma con Vezio De Lucia e acquisisce appunto delle competenze in pianificazione urbana, collabora da qualche anno a Matera con la nostra università e appunto con il gruppo della componente agraria della nostra università. Rossella comunque è esperta soprattutto sulle questioni ambientali in cui si è specializzata, appunto sui conflitti che nascono tra i vari attori e i vari interessi che inevitabilmente spesso appunto confliggono su delle scelte importanti sull'uso dei territori. Quindi grazie Rossella e a te la parola per presentare i nostri relatori. E di nuovo grazie a tutti i partecipanti e ci sentiamo alla fine. Grazie, buongiorno a tutti, grazie dell'opportunità. Allora, vado a presentare in ordine il professor Bartolomeo Di Chio, professore ordinario responsabile del settore arboricoltura generale e colture arboree all'Università degli Studi della Basilicata, ecofisiologo, insegna in numerosi corsi di laurea dell'Università, tecnologie agrarie, architettura, paesaggio ambiente e verde urbano. È responsabile di numerosi progetti di ricerca a livello europeo, nazionale e regionale. Si occupa principalmente di gestione sostenibile degli agrosistemi nell'ottica di adattamento e mitigazione dei cambiamenti climatici, con un focus particolare sul suolo e la risorsa idrica. Svolge inoltre attività di supporto alle aziende ortofrutticole per favorirne lo sviluppo del territorio. Nel tempo libero, progetta e cura orti e spazi verdi. Poi ci comunicherà appunto la ricercatrice Alba Mininni, specializzata nel settore appunto dell'arboricoltura generale e colture arboree per l'università. Alba ha completato la formazione in biotecnologie presso l'Università di Padova e dopo il dottorato ha scelto di rientrare a Matera, dove ha iniziato appunto a collaborare all'interno del gruppo di ricerca con i professori Xiloyannis e Di Chio. Adesso insieme al professor Di Chio e alla professoressa Macaione insegna all'interno del corso di laurea in PAVU, sempre a Matera, e le sue principali attività di ricerca riguardano la fertilità dei suoli, il microbioma delle piante, le funzioni dell'ecosistema, la gestione e l'utilizzo delle acque reflue nell'ecosistema urbano e rurale. Infine, i Discassant, l'architetto Massimiliano Burgi. Allora, Massimiliano si laurea appunto in architettura a Firenze, tornato a Matera, lavora presso Ipogea, il centro studi sulle conoscenze e tecniche tradizionali, affianca l'architetto Pietro Laureano, ponendo particolare attenzione ai sistemi di raccolta delle acque, da qui quindi la partecipazione a convegni internazionali e stesure di articoli sul recupero del paesaggio, le architetture del passato, la desertificazione. Nel 2008 inizia l'avventura che appunto con altri ragazzi lo porta a candidare Matera a titolo di Capitale Europea della Cultura 2019 e quindi in seguito lo vediamo appunto far parte del comitato e poi della fondazione occupandosi della dimensione città e cittadini credendo molto nel processo di coinvolgimento e partecipazione della comunità di abitanti. Allora, sì, il mio ruolo è un po' quello di coordinare, tutti i ragazzi insomma sanno che devono avere i microfoni spenti, nel momento in cui hanno delle domande pregherei appunto loro di scriverle in chat, io se ci sono spiegazioni da insomma richiedere ai docenti magari vi interrompo un attimo, altrimenti teniamo appunto le discussioni alla fine. Vi ringrazio, apprendiamo tutti. Grazie innanzitutto per l'invito da una parte, considerato che è esteso una platea più grande
Ma d'altra parte, diciamo, questo è un percorso all'interno appunto di architettura, del laboratorio di architettura con la professoressa Ina Macaione, con la quale insieme ad Alba e gli altri del gruppo già collaboriamo e quindi forniamo, diciamo, il nostro piccolo contributo a questo laboratorio. Quindi mi fa piacere essere qui anche con Edis Cassant, con Massimiliano Buggi. Abbiamo fatto un percorso, diciamo, interessante, diciamo, nella diffusione della cultura del verde per la città di Matera. Abbiamo avuto diversi momenti di dialogo e fa piacere continuare questo dialogo insieme con tutto quanto il gruppo che si è occupato della nostra città in modo particolare in questo percorso che l'ha visto, diciamo, capitale europea della cultura. Quindi oggi insieme con Alba, la collega, affronteremo un tema. Abbiamo, diciamo così, tracciato un titolo: cambiamenti climatici, insomma un passaggio dall'agricoltura alla rigenerazione urbana. Rossella è sempre, diciamo, una guida, infatti non l'abbiamo citato prima, ma quella è un elemento importante per tutto il gruppo, questo asse di coniugazione tra agro e architettura, insomma, anche con le sue esperienze e la sua professionalità. Allora, dicevamo, cambiamenti climatici e sicurezza alimentare dall'agricoltura alla rigenerazione urbana. Ecco, un percorso questo dove il ponte lo fa proprio l'agricoltura in questo caso. Abbiamo voluto proprio ragionare in termini di agricoltura, come questa fonte, diciamo, di cibo per la comunità possa veramente costituire, diciamo, un bene per la comunità e possa costituire un ponte veramente tra un territorio atto alla produzione, qual è il terreno agricolo, e la città, che oggigiorno sta sempre diventando più luogo, diciamo, di attenzione sia per il verde ma anche per la produzione di cibo. Tutti quanti siamo coinvolti a fare riflessioni come anche il luogo della città possa diventare un luogo di produzione di cibo. Quindi faremo questo percorso. Io inizierò a parlarvi un po' del tema dei cambiamenti climatici. Un po' tutti quanti noi conosciamo qual è, diciamo, questa problematica. In modo particolare, ecco, la Commissione Intergovernativa sul Cambiamento Climatico, che opera a livello, diciamo, mondiale, ha accertato nel 2017 che noi siamo arrivati a un incremento di un grado. Ecco, incremento di un grado, fino a questo accertamento si parlava di 0,7 media mondiale, siamo arrivati a un grado. Questo è molto preoccupante. Ovviamente a cosa è dovuto il cambiamento climatico lo conosciamo, il processo della industrializzazione nei due secoli, ma in modo particolare quello che è successo nell'ultimo secolo ha portato all'emissione, diciamo, di gas serra in ambiente, legato proprio all'attività antropica dell'uomo, e quindi anche il cambiamento stile di vita e l'evoluzione naturale che ha avuto, diciamo, la comunità. Qual è il problema? Il problema è che in uno scenario, in un trend che sta crescendo, lo scenario, quello che succederà fra 100 anni, praticamente è molto variegato. Possiamo ragionare in termini di incrementi di temperatura anche importanti, che possono andare da 3 a 4 gradi. Quindi questo un po' preoccupa. Preoccupa perché stavamo parlando di trend, e il trend appunto è quello che vediamo qui. Ecco, queste sono, diciamo, informazioni che fissano, sempre della NASA, che fissano 2017 una certificazione, quindi temperatura di un grado, e la CO2, quindi il diossido di carbonio, che ha superato la quota di 400 parti per milione. Ecco, vedete questo trend, noi l'abbiamo, noi chi ha la mia età, ma un po' tutti quanti, insomma, considerato quanto è ripido questo, diciamo, incremento, no? Io lo dico sempre, ricordo quando ho iniziato a fare attività di ricerca, misuravamo la CO2 ambientale, perché misuriamo quanta fotosintesi fa una pianta e quindi deve avere un riferimento la CO2 ambientale, e quindi registravamo all'epoca
280-290 parti per milione. Stiamo parlando delle prime misure che io personalmente ho fatto 25 anni fa, quando siamo andati avanti a misurare sempre la CO2, abbiamo proprio seguito la CO2 ambientale che è cresciuta man mano che andavamo avanti. Oggi, se la misuriamo, sono 400 parti per milione. Quindi è un problema che noi sentiamo molto vicino, no? E non è una cosa che appartiene ad altri, è una cosa che appartiene ai nostri luoghi, a tutti quanti noi e alla comunità. Poi c'è la questione un po' che può sembrare allarmismo, ma non lo è, semplicemente perché se noi vediamo i due poli, abbiamo il polo nord dove le temperature effettivamente sono più alte rispetto al polo sud e rispetto alla media di tutto quanto il globo. E c'è anche una variazione importante se noi consideriamo i mesi dicembre, gennaio, febbraio rispetto a quelli estivi. Quindi noi diciamo un grado a livello medio mondiale, però teniamo conto che abbiamo anche punte che arrivano a 3 gradi di differenza. Ecco, quindi quando noi vediamo queste immagini in televisione, ecco, ci possiamo spiegare perché succede in modo particolare, così intensamente, diciamo, a Polo Nord, questi fenomeni di scioglimento delle masse, diciamo, di ghiaccio, e quindi riserva idrica per tutto il pianeta, e quindi le preoccupazioni che abbiamo. Siamo sul discorso del ciclo dell'acqua. Ecco, il ciclo dell'acqua è un aspetto molto importante, perché sappiamo che l'acqua fa il suo ciclo nel nostro, diciamo, pianeta, quindi dalle masse degli oceani, dell'acqua superficiale, attraverso il motore importante che è l'energia solare, questa viene in atmosfera per poi ricadere di nuovo sulla Terra e riprendere il suo ciclo. Ora, è chiaro che in media il contenuto dell'acqua in atmosfera viene rinnovato ogni 30 volte in un anno, quindi la permanenza media di circa 12 giorni in atmosfera della quantità di acqua. Cosa è successo? La prima cosa che è successo: aumentata la temperatura significa che è aumentata l'energia che ha questo motore, quindi questo ciclo si è accelerato. Quindi più energia corrisponde a un'accelerazione del ciclo. È chiaro che l'acqua è sempre presente sul pianeta, non va da altre parti, però cambia tantissimo la distribuzione, il comportamento nel suo ciclo, e il suo ciclo viene sostanzialmente alterato. Ora, sostanzialmente cambia la disponibilità dell'acqua nel pianeta. Ci sono alcune aree dove si vedono, diciamo, alterata la disponibilità di acqua piovana, cioè cade in altre parti del pianeta. E in modo particolare quello che è molto importante anche per l'agricoltura è lo spostamento verso il nord di circa 600 chilometri della fascia climatica del nostro pianeta. Per cui 30 anni fa era quasi improbabile pensare all'olivo in Germania, l'olivo, il lago di Garda, c'erano alcuni esempi, ma ora si sta parlando di olivicoltura nel nord, diciamo, dell'Italia, ma anche al sud, diciamo così, dei paesi più europei, Germania e quant'altro. Quindi le fasce climatiche determinano anche lo spostamento sostanzialmente delle coltivazioni e delle distribuzioni di prodotto e di produzioni nel pianeta. Ora, l'intensità, come vedete qua, le fasce più scure del nostro pianeta sono quelle che hanno avuto un incremento di intensità di precipitazione, no? Vedete quante fasce più blu ci sono nel nostro pianeta? Queste sono interessate a un incremento di precipitazione. E quindi cosa significa l'incremento di precipitazione in termini di intensità? Significa che tu non puoi più controllare il ciclo dell'acqua. L'acqua non penetra più con la sua regolarità nei suoli. Ora, non ne parliamo delle città, ovviamente. Noi su Matera abbiamo degli esempi come il fenomeno, diciamo così, un po' si è alterato in questa circostanza, ma anche i suoli che mediamente, diciamo, sono abituati a percepire quest'acqua più lentamente
e a infiltrare, a utilizzare, diciamo, il suolo come contenitore, con gli allagamenti vanno a creare grossi problemi. Grossi problemi, i venti forti, la grandine, che ovviamente determina una riduzione importante della produzione a livello, diciamo, globale. È chiaro che situazioni del genere vanno a colpire dove l'uomo non è stato molto attento, dove ci sono delle fragilità del nostro territorio. Quindi ora queste fragilità vengono a galla, nel senso che cambiando, diciamo, il ciclo dell'acqua, questo è un esempio su Monte Scaglioso, come interventi che hanno modificato, direi, profondamente il ciclo dell'acqua, superficiale, non soltanto superficiale, ha causato in un momento di criticità, di intensa pioggia, e non solo, ovviamente, ha causato questo disastro un po' di anni fa. Quindi sono cose molto vicino a noi, ovviamente, e quindi l'attenzione deve essere molto alta. Ora, è vicino a noi, sì, perché se vediamo l'Europa, vediamo questa mappa, dove è inclusa anche l'Italia, in questo colore, diciamo, arancione, qui abbiamo una mappa dei territori che sono più fragili e nei quali i cambiamenti climatici avranno che cosa? Un rischio sulla produttività delle aree, perché mancherà acqua, probabilmente in molti territori, sarà distribuita in modo non corretto e diverse aree diventeranno non più idonee per la produzione, almeno di quelle specie a cui eravamo abituati. Quindi c'è un cambiamento in atto forte nel sud dell'Europa da questo punto di vista, e l'Italia, noi siamo centrali in questo, diciamo, discorso. Ora, è chiaro che, spostando ora l'attenzione a livello mondiale, tutto quello che abbiamo fatto fino ad ora non è stato sufficiente. E il primo report della IPCC nel 2013, quindi pubblicato nel 2014, sostanzialmente già hanno messo in evidenza all'epoca, guardate che non stiamo facendo grandi cose, perché sostanzialmente la temperatura non sta rallentando. E quindi se andiamo di questo passo potremmo raggiungere facilmente delle quote di 5 gradi di incremento di temperatura. A Parigi nel 2015 si sono poste delle basi molto importanti. Si è detto qua, se non attuiamo delle forti, diciamo, cambiamenti a livello globale, noi non riusciremo a contenere l'incremento di temperatura rispetto al periodo preindustriale a 1,5 gradi centigradi. Se andiamo oltre, ci saranno disastri a livello mondiale. Questo è stato sancito nella COP25 e, come sappiamo, lì gli stati hanno preso diversi impegni, ovviamente, che sono lenti a mantenersi e a radicarsi, diciamo, sulla politica poi che deve essere adottata dai diversi paesi. Si è fatto poco, tant'è che di nuovo l'IPCC nel 2018 ha detto: a questo punto serve un manuale ai governatori, no? Ai politici. Allora hanno prodotto questo special report dove hanno messo in evidenza, hanno raccolto tutta la bibliografia scientifica a livello mondiale e hanno fatto tutte le simulazioni dei disastri a cui noi siamo soggetti se sostanzialmente non modifichiamo il nostro comportamento. Loro hanno detto questo: noi dobbiamo avere un obiettivo a livello mondiale, che dobbiamo mantenere l'incremento di temperatura, quindi stiamo parlando che non possiamo bloccare la temperatura, questa temperatura andrà aumentando, però l'obiettivo qual è? Arrivare al 2050 con massimo 1,5 gradi centigradi in più rispetto al periodo preindustriale. Se facciamo questo, dobbiamo attuare subito le misure di contenimento per arrivare lì a 1,5 e per augurarsi che, dopodiché, con l'emissione zero del pianeta, dovremmo mantenere questa temperatura stabile. Per ridurre la temperatura, ovviamente, i processi sono molto, ma molto più lunghi e le azioni sono molto, molto più importanti. Quindi si è posto questa linea molto importante
a cui tutti i governi devono tendere. Ora, è chiaro che il problema è questo, ma si riuscirà a raggiungere questo obiettivo? E qui lo sappiamo tutti quanti, qui dipende molto da quello che noi vogliamo fare, da quello che le economie vogliono fare. La dimostrazione che diciamo si può curare questo processo, no? E da questa situazione che stiamo vivendo attualmente, qui vedete come veramente in un mese di lockdown in Cina, nella zona diciamo della Cina a nord anche di Wuhan, ha prodotto questo cambiamento in termini di ovviamente di inquinanti. E allora anche questo diciamo sono della NASA, biossido di azoto in questo caso è quello stato che è stato monitorato, quindi un mese di lockdown per dire cosa succede in questo diciamo momento. Ecco, noi non ci rendiamo conto fino a quando non succede qualcosa diciamo di grave. Io ricordo quando sono stato convegno su Kiwi a Wuhan e mi chiedevo come mai non riuscissi a vedere il cielo, come mai non riuscissi a vedere la punta dei monumenti o gli alberi e così via. Ho detto, ma come si fa? E perché noi non eravamo abituati a una situazione del genere, perché viviamo in un'altra parte del pianeta, ovviamente, dove in modo particolare sud dell'Italia abbiamo una qualità dell'ambiente in modo particolare. Però è quello che succede di là, poi viene di qua e così via, perché il pianeta è unico. Gli effetti li teniamo comunque un po', li subiamo un po' tutti. L'Italia è la stessa cosa, anche queste diciamo, va bene, sono immagini che voi vedete tutti i giorni purtroppo, ma mi piace commentare questo inserito senza speculare, ovviamente a me non piace ora cogliere le occasioni su questo, ma questo per dire quanto la politica e dei nostri diciamo governatori e di noi stessi possiamo fare per ridurre il problema, per andare diciamo a contrastare il problema. Ecco, marzo 2019, marzo 2020, ecco, nelle zone un po' più inquinate, vedete come si riduce drasticamente ora l'effetto. È chiaro che è un discorso di politica generale e di politica di comportamento di tutti quanti noi e così via. Ora, sapete che c'è il Green Deal a livello mondiale, in Europa il Green Deal sarebbe, detto in italiano, il patto verde a livello mondiale e il patto verde a livello europeo. Ora, è bellissimo avere, diciamo, se leggete questa parte, qui l'ho voluta riportare per intero perché veramente è molto sintetica e l'Europa rispetto all'America sta puntando molto sugli slogan, su radicare la cultura del Green Deal, quindi del patto europeo, no? Nelle intenzioni della Commissione europea, il Green Deal trasformerà l'Unione europea in una società giusta e prospera con un'economia di mercato moderna, dove le emissioni di gas serra saranno azzerate e la crescita sarà sganciata dall'utilizzo delle risorse naturali. Guardate quest'ultima frase delle risorse naturali, io chiuderò questa relazione parlando di risorse naturali, ecco, teniamola a mente, questo è un obiettivo veramente lodevole, se si riuscisse a sganciare la, come dire, la crescita, ma la crescita è quello che intendiamo, diciamo, di trovare le condizioni perché l'uomo possa vivere tranquillamente e senza nessun problema, no? Sganciato dall'utilizzo delle risorse o dello sfruttamento delle risorse. È chiaro, questo Green Deal a livello europeo avrà a che fare con decarbonizzazione, carbon leakage, cioè sostanzialmente stiamo attenti che non chiudiamo un cancello da una parte e altri vanno a inquinare dall'altra. E carbon tax, io dico di sì alla carbon tax, attraverso quelle che sono le limitazioni dell'uso delle emissioni in atmosfera possiamo controllare i processi, però stiamo attenti che ovviamente le popolazioni invece che hanno bisogno di evolvere ancora, quelli meritano, tra virgolette, di avviarsi a un processo di sviluppo. Quindi qua c'è una politica che, come sapete, è molto diciamo più grande delle cose che noi gestiamo, perché
una politica che definisce la geografia dello sviluppo nel pianeta, quindi è una cosa molto, molto importante. Però il Green Deal ci sta, è stato appostato anche delle risorse, 400 milioni all'Italia su 7,5 miliardi, il Green Deal è un programma di 10 anni, c'è 100 miliardi appostati, quindi si potrà lavorare. Le critiche ovviamente già ci sono state, dice questo è un contenitore con pochi soldi dentro, ovviamente. Però io resto, diciamo, sull'idea intanto che parte un processo, è chiaro che ci vogliono soldi, ci vogliono volontà e così via, però il processo è partito, ora sperando che venga alimentato con il supporto un po' di tutti i paesi e di tutti noi. Perché questo? Perché c'è un altro problema a livello del nostro pianeta, no? La quantità di suolo disponibile per produrre il nostro cibo si sta riducendo. Ora, qui iniziamo a parlare di suolo e poi farò un accenno a cosa intendiamo precisamente suolo agrario e così via. Ecco, vedete che ad oggi, al 2020, al 2050 sostanzialmente, vedete la riduzione della quantità, qui stiamo parlando di frazione di ettaro, quindi stiamo parlando che siamo partiti da 5.000 metri quadri a persona, siamo arrivati a valori di circa 1.000-1.500 nel 2050, oggi siamo a 0,2, quindi siamo a 2.000 metri quadri a persona di suolo produttivo, quello che produce cibo. Per intenderci, è metà di un campo di calcio a persona. Ecco, questo diciamo. Allora, qui c'è un'altra questione molto importante. Ma come facciamo a contrastare? Come facciamo? Perché noi, le previsioni, così come stiamo crescendo, a noi saremo 9,8 miliardi di persone sul pianeta. Quindi noi avremo bisogno di più cibo. Ma se il suolo che produce cibo sta riducendosi, come facciamo? Qui c'è una grande discussione a livello ovviamente mondiale, quindi qui dobbiamo produrre il 70% in più di cibo per soddisfare un po' tutte le necessità. E qui si introduce appunto il tema dell'attenzione che noi dovremmo prestare al nostro suolo. Ora, gli architetti sanno bene, gli ingegneri sanno bene, chi si occupa di pianificazione delle aree urbane sanno bene cosa significa consumo di suolo. Certo, la terminologia consumo forse non è corretto, uso del suolo forse è più appropriato, ma ad ogni modo cosa significa, cosa stiamo dicendo? Stiamo dicendo che se questo è il suolo produttivo, quello che intende l'agronomo, quello che produce, che fa produrre un suolo, è uno strato superficiale di suolo che prende mediamente, diciamo un metro, per farlo diciamo semplice, no? Da 80 centimetri a un metro. In questa porzione di suolo superficiale è il terreno fertile, dove le piante assorbono, si accrescono, assorbono tutti gli elementi e produce il nostro cibo. Quello che sta sotto, quindi negli strati profondi, quindi la roccia, è suolo dove va benissimo, diciamo, impiantarci un pilastro per mantenere una casa, per intenderci, scusate la semplificazione dell'esempio, però non è buono per metterci le radici di una pianta per produrre il nostro cibo. Ok? Quindi, ecco, non facciamo confusione quando pianifichiamo una città che il suolo debba essere diverso da questo strato fertile che vediamo in questa diapositiva. Per intenderci, il suolo non è questo, quello di cui stiamo parlando, che produce cibo. Questo è suolo deturpato, no? Per le attività antropiche, diciamo, dell'uomo, per la non corretta operazione, per tutto quello che vogliamo dire. Però quando parliamo di suolo, di consumo di suolo e così via, di quello che resta, diciamo, ancora da utilizzare, ecco, non è questo il suolo. Perché questo suolo non produrrà più cibo. E se inquinato è perché
ci sono discariche e quant'altro, perché si utilizzano i suoli per discaricare anche quello che si costruisce in giro durante ovviamente le costruzioni e così via, è difficile più recuperare, far ritornare la funzione che aveva quel suolo, quello di produrre il cibo. E solo lo sappiamo, in agronomia, noi nei nostri, diciamo, appunto, lavori, studi che facciamo, l'apparato radicale anche di una pianta grande, di un pesco che produce tantissimo, di un olivo e così via, si sviluppa e si accresce sostanzialmente in quel metro di suolo. Per cui noi quando facciamo le produzioni dobbiamo stare attenti affinché questo suolo sia fertile, sia in condizioni ottimali. La fertilità del suolo è una cosa importante, perché quando parliamo di uso o cambio di destinazione d'uso del suolo o consumo, quello che vogliamo, se noi abbiamo un terreno che sta diventando desertico dal punto di vista della fertilità, è un suolo che non produce più, per cui lo dobbiamo togliere dalle statistiche del suolo che produce cibo a livello mondiale. Quindi anche quello noi abbiamo il compito, noi ricercatori, agricoltori e così via, di sovraintendere. Quindi tutte le piante vivono in uno strato di suolo, sotto il quale ovviamente è un terreno roccia madre che non viene esplorato dall'apparato radicale. L'agricoltura intensiva ha una grande responsabilità, perché il parallelismo che più sostanza organica sta nel suolo e più il suolo è fertile, quello è chiaro. E se vedete negli anni, man mano che si sono avuti i processi di agricoltura intensiva, la sostanza organica, che è la fertilità dei suoli, perché adesso è collegata anche la fertilità microbiologica del suolo, non soltanto quella chimica, si è degradata tutta una componente importante della sostanza organica. Oggi molti suoli hanno solo una sostanza organica che non è più reattiva, cioè quasi strutturale, quindi non serve più alla pianta. Quindi noi oggi siamo tutti impegnati a recuperare questa fertilità dei suoli, facendo riaumentare la sostanza organica nei suoli. Questo è importante, perché non è sufficiente dire che abbiamo 2000 metri quadri di suolo. Se quello perde la fertilità, ne avremo sempre di meno. Ecco, e questo si vede anche da questa mappa. Se voi vedete quanto carbonio viene conservato attualmente nei suoli, perché con il processo delle lavorazioni e dello sfruttamento dei suoli, ovviamente la sostanza organica si è mineralizzata e ha prodotto in atmosfera, ha emesso in atmosfera CO2. Quindi si è impoverito il suolo di questa sostanza organica e ha creato anche il suolo un problema all'ambiente. Infatti noi diciamo che l'agricoltura, attraverso questo processo, è diciamo colpevole di un terzo delle emissioni in atmosfera di gas serra, quindi un terzo è una quota importante. Vedete l'Italia, quanto blu c'ha l'Italia qui, in modo particolare nella Puglia, quindi nella regione vicino alla nostra, ma in molte regioni, abbiamo una quantità molto bassa di sostanza organica nei suoli. Quindi questo è un problema ed è qualcosa a cui noi dobbiamo intervenire. Lo dicevamo prima, e dobbiamo intervenire sul suolo. Il suolo diventa centrale ora nel nostro discorso. Il suolo fornisce servizi ecosistemici al pianeta e all'umanità. E quindi senza un suolo fertile non possiamo avere cibo, fibre, il ciclo dell'acqua è inalterato, la salute, l'energia e così via. Il clima non è adeguatamente mitigato se non abbiamo un suolo fertile. Quindi sostanzialmente il suolo, quindi quello strato di un metro di suolo fertile, ecco, diventa funzionale, lo è stato sempre, però è bene rimarcarlo questo. Diventa funzionale, appunto, e cruciale per il benessere dell'uomo. Quindi gli dobbiamo dare un valore a quello. E qui non c'entra la proprietà, non è che uno può dire io sono proprietario del mio ettaro di terra
pertanto sul mio ettaro di terra faccio quello che credo. E quello no, perché quell'ettaro di terra deve sostenere e deve garantire cibo per tutti. Quindi è una cosa che interessa tutta la comunità, se quell'ettaro di terra mantiene o incrementa la sua capacità di produrre cibo e quindi la sua fertilità. Quindi, ecco, il suolo è centrale. E per fortuna, dopo tanti studi, anche i ricercatori che da anni stanno studiando questo fenomeno. Ora, questo è stato inserito anche negli obiettivi di sviluppo dell'Agenda Sostenibile 2030, no? E l'ambiente entra tantissimo in questo programma, ma in modo particolare, se vedete il punto 15.3, parla appunto del suolo come una opportunità per soddisfare o per raggiungere gli obiettivi dello sviluppo sostenibile. Quindi la tutela del suolo, tutte le azioni vanno fatte per tutelare la qualità del suolo, inteso suolo, foreste, tutto quello che ci sta sopra ovviamente al nostro suolo. Però è attenzionato, ora concretamente bisogna vedere che cosa le diverse, diciamo, politiche agrarie e di sviluppo riescono a fare in questi termini. Ora, tante difficoltà, tante, diciamo, situazioni, diciamo, un po' diciamo avverse, però c'è una bella notizia. Una bella notizia messa in evidenza da questi ricercatori, diciamo, colleghi cinesi, che nel 2016 hanno pubblicato questo lavoro, dove si vede il pianeta con delle sfumature, diciamo, di verde e poi delle aree più chiare. Ecco, queste sfumature di verde è l'incremento della superficie fogliare presente sul pianeta o sui territori. In altro modo, in altri termini, questo dice che sostanzialmente dal 1982 al 2015, dove è stato fatto questo studio, il pianeta è più verde, se vogliamo dirlo. Cioè sostanzialmente ha più foglie, si è sviluppato di più foglie per unità di superficie. Allora uno dice, ma come? Allora ce l'abbiamo gli effetti dei cambiamenti climatici o no? Ecco, perché succede questo? Ecco, io dico sempre, per fortuna la natura, il pianeta è resiliente. Quando l'uomo non insiste con la sua attività di contrasto ai fenomeni naturali, il pianeta è resiliente. In modo particolare tutte le aree boscate e così via, è successo questo, che l'incremento della CO2 in ambiente ha fatto una concimazione carbonica alle piante. Cioè, più CO2 nell'ambiente, le piante hanno fatto più fotosintesi e quindi si sono sviluppate di più, in un contesto ovviamente dove c'è la disponibilità di acqua e le condizioni climatiche opportune. Mentre in altri territori ovviamente resta il fatto che se non c'è acqua e non ci sono quegli elementi che sono stati deturpati, ovviamente si va incontro alla desertificazione e così via. Ma a me piace discutere di questo perché qui c'è una soluzione, ancora una volta. Le piante rappresentano una soluzione per ridurre l'inquinamento. In questo caso utilizzano questo CO2 come fertilizzante. Beh, allora l'equazione è semplice, no? Il pianeta deve diventare più verde non soltanto in termini di strati di foglie per unità di metro quadro, ma in termini di metri quadri. Quindi non si deve contrarre il metro quadro verde sul pianeta, nelle città e nei luoghi che viviamo. Quindi dobbiamo aumentare, perché attraverso questo possiamo correggere ancora una volta, diciamo, l'effetto dei cambiamenti climatici legati ai processi della industrializzazione. Ora, torniamo un po', dopo aver fatto questa disamina, un po' a quello che può fare l'agricoltura, perché il tema è l'agricoltura, no? All'agricoltura, e noi ricercatori, no? Viene chiesto di trovare delle soluzioni ai problemi annosi di questo, diciamo, pianeta e di questo momento in modo particolare. Noi dobbiamo aumentare, come avete visto, la produzione di cibo,
e quindi la produttività ad ettaro, perché abbiamo la questione della poverty e quando parliamo della security noi dobbiamo avere cibo per tutti, perché se non avremo cibo per tutti in futuro, il cibo sarà motivo di altre ulteriori guerre, no? Perché la sopravvivenza dell'uomo, con 9,5 miliardi la popolazione, e se il cibo va in deficit, ovviamente. Ma lo stiamo vedendo anche con le energie, sta creando, diciamo, questa difficoltà. Poi dall'altra parte ci chiedono appunto di trovare colture che siano più resilienti, cioè vegetali che siano più resistenti, diciamo, che hanno bisogno di meno input e che meglio si adattano ai cambiamenti climatici. E dall'altra parte ci chiedono, voi dovete anche trovare il modo per mitigare il fenomeno, quindi ridurre le emissioni di CO2 in ambiente. Quindi dobbiamo produrre di più sostanzialmente attraverso specie resilienti, ma dobbiamo anche mitigare. Quindi oggi fare agricoltura è una cosa impegnativa, e non stiamo parlando ora lo slogan da agricoltori a agricoltori, perché ci vuole molta conoscenza per fare quel tipo di attività, ci vuole molta conoscenza perché sostanzialmente chi gestisce un terreno, un appezzamento, deve guardare tutti gli aspetti del sistema, deve intendere un ecosistema, il sistema produttivo, quindi deve guardare al suolo, ai nutrienti, a come gestire la coltivazione, all'acqua appunto, no? E quindi gestire tutte queste cose insieme in un modo, diciamo, un pensiero un po' olistico e con criteri di sostenibilità. Perché fare quello che abbiamo detto prima, sostanzialmente per sintetizzare quella frase un po' che a tutti nota, dobbiamo produrre di più con meno risorse naturali. Quindi bisogna aumentare l'efficienza. C'è poco da fare. Si aumenta l'efficienza se conosci i processi e quindi li adatti. Ora, il nostro gruppo un po' da 20 anni, da quando di più, ho conosciuto il professor Xyloiannis, che è il nostro, diciamo, leader scientifico, ora è in pensione, però in attesa ora di recuperare, sta facendo un po' di pausa, fa anche l'imprenditore, l'agricoltore e così via, ma è sempre con noi. Da quando lui è venuto in Basilicata, effettivamente da Pisa, ha portato questa idea della sostenibilità, e noi abbiamo continuato a sviluppare questa idea di produrre in modo sostenibile attraverso nuovi processi. Quindi da oltre 20 anni che lavoriamo sulla sostenibilità in agricoltura, negli ultimi anni stiamo provando a fare questo, a sostituire, ove possibile, un concime minerale con un concime organico. Quindi stiamo parlando di compost, l'applicazione di matrici organiche nel suolo. Stiamo cercando di, ove possibile, di non lavorare il suolo, di lasciare degli inerbimenti in modo che l'ecosistema raggiunga un equilibrio importante, e cerchiamo di non allontanare matrice organica, quindi materiale di potatura, dal nostro sistema frutteto. Quindi trinciatura di tutto quello che il frutteto in questo caso produce, e quindi non bruciare i residui di potatura. Insieme a questo ovviamente c'è tutto un aspetto di agricoltura di precisione. Ecco, piace questa immagine perché rappresenta appunto, è una goccia d'acqua, e quindi l'altro aspetto importante è l'uso dell'acqua nel sistema agricolo, frutticolo, una risorsa molto importante. Questo noi lo facciamo attraverso un'attenta analisi di sensoristica, quindi stiamo parlando di agricoltura di precisione nel momento in cui conosciamo l'esigenza della pianta e conosciamo le disponibilità, no? Quindi monitoriamo tutti questi processi. Ecco, l'apporto di matrice organica. Questa è la matrice organica che si produce in città, quindi con la raccolta differenziata si produce un compost. Qui ora c'è tutto il tema della qualità del compost, va bene, accettiamo tutto
il tema. È chiaro che bisogna avere delle aziende serie per produrre un compost di qualità. Questa però è tutta la sostanza organica che viene portata dalla campagna alla città e che dalla città torna in campagna, perché quel carbonio organico serve per la fertilità del nostro suolo. Quindi questo è un aspetto molto importante. Ci sono diversi tipi di materiale che noi possiamo portare. Il compost è molto stabilizzato e noi lo suggeriamo. Ovviamente l'etame e altre sostanze organiche ovviamente sono ovviamente ben accetto. Con questo materiale noi portiamo anche gli elementi minerali, perché non ci dimentichiamo, in una economia circolare noi dobbiamo utilizzare tutto quello che allontaniamo dal sistema. Abbiamo gli elementi di cui la pianta ne ha bisogno per accrescere nuovi frutti, non soltanto la sostanza organica per migliorare la struttura del suolo, ma anche azoto, fosforo, potassio, calcio, magnesio, no? E quindi noi facciamo un arricchimento di carbonio, ma facciamo un arricchimento contestualmente anche di elementi minerali. Se noi, ecco, quello che si può fare anche in città, ovviamente, questo è l'esempio di una compostiera che alimenta, diciamo, la quantità di sostanza organica in un orto. Ma è un orto particolare, perché è l'orto che ho sotto casa e questa è mia madre che se ne prende cura. E quando si diceva, sentivo nella presentazione, il tempo libero cura gli orti e così via, è proprio vero, perché insomma fa bene a tutti e quindi fa bene anche a me, ovviamente, anche perché ho un'estrazione proprio, diciamo, naturale, vengo dall'agricoltura proprio come anche famiglia. Quindi questa è la matrice organica che viene fuori dalla compostiera e che sostanzialmente annualmente viene distribuito in questo pezzettino di suolo. L'agricoltura urbana, la qualità del suolo è importante, perché i frutti che vengono fuori da un giardino devono essere frutti sani. Quindi anche in città. Dunque, in agricoltura noi abbiamo raggiunto un obiettivo importante. Era una sfida quella di mitigare i cambiamenti climatici. Noi, attraverso questo sistema, stiamo monitorando il bilancio del carbonio. Quindi la nostra sfida era, invece di avere un frutteto che emette CO2 in ambiente, noi dobbiamo realizzare un frutteto che assorbe CO2 dall'ambiente, che aiuta a risolvere il problema dell'inquinamento e dei cambiamenti climatici. Ovviamente una procedura analitica che non sto a dettagliare, però abbiamo monitorato tutto il carbonio nel nostro sistema attraverso analisi molto anche sofisticati per individuare quello che esce dal sistema, quindi quello che viene emesso dal sistema e quello che viene intercettato dal sistema. Solo una cosa: attraverso che cosa la pianta intercetta CO2? Attraverso la fotosintesi, e che è quel laboratorio che fa gli zuccheri e che fa poi il frutto, sostanzialmente. Quindi in modo molto semplice, però con l'accorgimento e con le conoscenze. Quindi una serie di attività svolte, tutti i processi monitorati, il bilancio è abbastanza complesso, però a noi serviva testimoniare che si può trasformare una sorgente in un sink, cioè invece di emettere deve invece sottrarre CO2 dall'ambiente. Tanti anni di gestione, in 7 anni aumenta il carbonio nel suolo, quindi arricchiamo la fertilità del suolo, e questi sono alcuni dati. La sperimentazione l'abbiamo fatto sull'olivo, la vite, l'albicocco, l'actinidia, queste sono le specie che abbiamo monitorato, e se vedete qui la gestione sostenibile, tutti hanno un segno meno 176 kg di CO2 per tonnellata, meno 80, meno 68, meno 40. La gestione convenzionale, quella tradizionale invece, quella, diciamo, che fa l'agricoltore mediamente, sono tutti segni più. Questo significa che dove sta il segno meno sta assorbendo CO2 dall'ambiente, e sono i siti che noi avevamo sotto controllo, mentre l'altro continua ad emettere CO2 nell'ambiente. Ok,
Quindi questo è un grandissimo risultato. Poi ci siamo chiesti, ma in termini energetici, complessivamente il nostro sistema funziona? Continua ad essere ancora un sink? Quindi abbiamo fatto un life cycle assessment di tutta la vita di due frutteti, quindi abbiamo un albicocchetto e un frutteto, un pesco, e anche facendo la contabilità di tutte le operazioni che vengono svolte all'interno del sistema, in termini di global warming potential, quindi il potenziale della contaminazione, se vogliamo, del global warming, noi abbiamo visto che appunto il sustainable, quindi quello sostenibile, che dove adottavamo tutte le tecniche innovative, continua ad essere un sink rispetto a quello convenzionale. Quindi due siti a confronto, un'analisi molto puntuale, un lavoro che è stato anche pubblicato, ovviamente, disponibile alla comunità. Acque reflue, però non mi soffermo, è un esperimento molto importante, vi dico soltanto che su Ferrandina questo sito è da oltre 12 anni che lavoriamo impiegando le acque reflue, e quest'anno insieme con appunto Alba e gli altri componenti del gruppo abbiamo avviato un altro progetto, quindi un altro progetto per appunto valutare e continuare a valutare l'applicazione delle acque reflue in agricoltura. A Ferrandina abbiamo fatto un grande lavoro, perché la collina Ferrandina, insomma, con il paesaggio, ci sono anche questioni proprio di, come dire, di legame tra l'olivo e il paesaggio, no? E quindi abbiamo fatto una bella esperienza. Anche qui abbiamo fatto il bilancio del carbonio, e anche qui il sustainable c'ha i segni negativi, quindi sostanzialmente è diventato un sink importante quel sito di Ferrandina. In frutticoltura abbiamo lavorato anche con il Ministero, insieme con le OP del Metapontino, siamo arrivati anche a certificare con un QR code il carbon footprint, quindi quanto CO2 assorbe un chilo di frutta. Quindi questo è un aspetto molto importante, perché se non valorizzi il prodotto poi non puoi fare economia. E sostanzialmente abbiamo aumentato la fertilità dei nostri suoli. Sono tornati microrganismi nei nostri suoli. Microrganismi, ora Alba sta facendo degli studi interessanti sul microbioma, e i microrganismi sono importanti in un sistema perché lo rendono più resiliente. Quindi contrastano i patogeni. Abbiamo lottato tantissimo sul concetto patogeno, xylella e così via, che non approfondiamo, però è un fenomeno in atto questo. Se tu hai un microbioma, quindi una fertilità, più microrganismi nel sistema, questi aiutano a sviluppare altri microrganismi, quelli buoni, quelli che aiutano la pianta a crescere, e contrastano invece i patogeni. Quindi questo è molto importante, è come il nostro intestino. E quando abbiamo una flora importante nel nostro intestino, siamo più tutelati, ecco, più protetti. E così anche così nelle cellule vegetali. C'è un parallelismo molto importante a cui noi ci teniamo tantissimo. Oltre alla fertilità, cosa aumenta nel suolo? Aumenta la capacità di infiltrazione dell'acqua. Avete visto quegli allagamenti che vi ho fatto vedere prima? Ecco, se noi abbiamo un suolo più strutturato, più con sostanza organica, aumenta la sua capacità di infiltrazione dell'acqua piovana. E quello è importante, perché se il suolo contiene acqua piovana, possiamo ridurre l'irrigazione, quella che noi apportiamo. Quindi vado avanti, c'è anche il contrasto all'erosione e così via. Ora, qui un ragionamento che appunto facevo è questo: i servizi ecosistemici. Chi deve pagare l'agricoltore o il manutentore del territorio per tutti i servizi ecosistemici che l'agricoltura offre, in modo particolare l'agricoltura delle aree interne? Ieri abbiamo fatto un bel seminario, organizzato sempre dalla professoressa Ina Macaione, sulle aree interne, e quindi quale opportunità per lo sviluppo un po' di tutta la società. Sono uscite fuori delle cose molto interessanti, degli spunti molto interessanti.
Quindi i servizi ecosistemici qualcuno appunto nella politica li deve considerare in termini di ovviamente chi paga. Noi abbiamo un progetto molto importante in atto, Carbon AgriSoil, che sta cercando proprio di trovare il modo come dare valore ai servizi ecosistemici. Cioè sostanzialmente se io intercetto il CO2 dell'ambiente e un altro agricoltore invece emette CO2 nell'ambiente, il chilo di frutta deve avere un valore diverso nell'uno e nell'altro caso, perché si porta dietro un effetto di contrasto ai cambiamenti climatici. Ecco, grazie anche all'operatività di tutti i collaboratori del gruppo, il nostro diciamo appunto gruppo di ricerca ha diversi progetti in atto che studiano come contrastare i cambiamenti climatici. Questi sono progetti europei in atto, Agroclima Water, di cui è referente proprio la dottoressa Alba Mininni, con la Grecia, Climatri Montanaro e così via. Sono tutti progetti che guardano la gestione delle risorse naturali, come aumentare la loro efficienza. Facciamo anche molto trasferimento sul territorio. Questi che vedete qui sono altri 4 progetti importanti regionali che abbiamo per diffondere la cultura delle pratiche, e non ovviamente non abbiamo nessun timore di andare in campo insieme e confrontarci con gli agricoltori. Però io volevo concludere con questo concetto, no? La transizione verso modelli di sviluppo sostenibile è un processo culturale, quindi non è una cosa che si fa da un momento all'altro, interviene un processo culturale molto importante, quindi per mettere insieme redditività, ambiente e aspetti socio-economici, veramente diciamo è un processo culturale. Una domanda: quale valore diamo al cibo? Questo è un problema molto dibattuto. Io sono molto in linea con quanto diciamo Mangano, scusate, qui questa era una G, quando Mangano ha descritto diciamo no, il discorso dello sfruttamento nel piatto, ma sostanzialmente cosa significa? No? Ho messo questa immagine. Allora, che valore diamo al cibo? 0,50 al chilogrammo di arancio, clementine e così via. Cosa significa? Questo nasconde dietro un disagio sociale, un disagio economico, perché noi dobbiamo produrre una unità di cibo per creare cibo, ma per creare intorno a un benessere per la persona. Se l'agricoltore che è costretto, diciamo, a vendere quello che ha potuto vendere, 0,50 significa, vi faccio un conto già così, se c'è un ricarico del 50% del commerciante, quello che ha portato al commerciante ha venduto a 0,25, significa aver preso dalla campagna a 0,10. Centesimi. Il costo per raccogliere un chilo di frutta sono intorno a 10-12 centesimi al chilo. Quindi, ecco, il ragionamento che dietro un prezzo basso si nasconde un disagio sociale economico è un ragionamento molto profondo che dovremmo fare. La società deve fare questo ragionamento. Perché quando noi parliamo di efficienza d'uso delle risorse, qual è l'efficienza dell'uso delle risorse? In questo caso, quando si buttano i prodotti in agricoltura, ecco, qual è l'efficienza dell'uso del capitale naturale? È uno spreco, è una distorsione che assolutamente bisogna recuperare. Ecco, queste sono immagini non lontane, queste sono immagini del Metapontino, sono immagini di Massafra, quindi queste arance buttate a terra, perché questo agricoltore non ha avuto il coraggio di raccogliere a 10 centesimi la frutta, perché se deve pagare un operaio, due sono le cose: o fa sfruttamento, e quindi come in genere si arrivano a forme di sfruttamento diciamo non dignitose per qualsiasi persona, oppure lascia a terra il prodotto. Ma in termini di risorse ambientali, e quindi ricollegandoci a quello che dicevamo prima, cosa significa questo? Quindi, ecco, diamo il valore giusto al cibo, il messaggio.
Questi sono cibi deformi, sono buoni, sono fondi di vitamine, energie e così via. Utilizziamo forme alternative per dare alle famiglie bisognose, sotto costo, interveniamo, facciamo. Quindi noi dobbiamo avviare un processo in modo che possiamo restituire la dignità all'agricoltura. Quindi quando facciamo dei confronti, io vi sto parlando di questo, mi è piaciuto concludere con questo, perché questo fenomeno della produzione non raccolta dai campi interessa molto la nostra regione. La nostra regione è un territorio agricolo e se non un anno sì, un anno no, succedono quei fenomeni in agricoltura. Questo non è dignitoso. Quindi ovviamente ognuno deve fare il proprio, noi nel scegliere il cibo sicuramente possiamo dare un contributo, i politici invece devono fare un'azione molto importante. Perché qui parliamo di geografia della produzione, dove sta la domanda e dove sta l'offerta e come si regola la domanda e l'offerta. Qui sono principi, diciamo, di geopolitica e geografia economica. Quindi sono aspetti importanti che appunto devono essere, diciamo, messi a fuoco. Io con questo ho finito e ringrazio ovviamente sempre tutto il gruppo di ricerca, qui non sono tutti, ovviamente dobbiamo aggiornare sempre man mano le foto, non abbiamo avuto modo, però insomma ringrazio tantissimo tutti i collaboratori, i giovani che con entusiasmo seguono, diciamo, queste attività che poi presentiamo di volta in volta. Grazie, grazie. C'era solo una comunicazione da parte di Donatella Lattarulo nel momento in cui il professore ha utilizzato appunto il termine agricoltori. Lei dice un termine esatto, troppo spesso si ricorre al detto braccia ruba dell'agricoltura, riferendosi ad un uomo non colto, senza voglia di studiare, niente di più sbagliato. Leggevo quanto scriveva Sebastiano Villani, si potrebbero sollecitare le nostre scuole a creare degli orti come preside per alcuni anni, dal 1999 al 2002, ho promosso due orti, uno davanti alle scuole materne di Aliano, un altro a Stigliano, ma soprattutto ho promosso e coordinato una rete di scuole materne, con orti attivati dalla nostra provincia, quella di Udine, quella di Ancona, vi aveva aderito anche la scuola materna con Lodi di Matera, avevamo in contatto... Avevamo, immagino, un contratto con un blog dedicato, poi magari gli chiediamo, insomma, se ha un seguito tutto quanto. Sì, immagino che tutto stia, rispondo sempre a Sebastiano Villani, perché voleva sapere appunto se pubblicavamo questo intervento del professor Bartolomeo Di Chio, e come sempre la professoressa Macaione sta registrando, ci sarà un canale YouTube dedicato. Sì, basta così. Io, diciamo, darei la parola ad Alba e poi magari, insomma, faccio una piccola provocazione. Vai, Alba. Buongiorno a tutti. Grazie prima di tutto alle organizzatrici Ina Macaione, Chiara Rizzi e Laura Pavia per avermi invitato a partecipare a questo seminario. Grazie a tutti voi che state seguendo e grazie al professor Di Chio che appunto mi ha preceduto e ha descritto ovviamente perfettamente lo scenario dei cambiamenti climatici e di come gli agroecosistemi possono appunto mitigare e adattarsi ai cambiamenti climatici. Il mio intervento partirà proprio da qui contestualizzato in una realtà che vediamo, insomma, che ci appartiene anche di più, perché è proprio quella dell'ambiente urbano. Quindi la funzione, vedremo meglio la funzione del verde, delle piante nelle città. Faccio proprio un rapido appunto accenno, abbiamo già visto e sappiamo tutti che la popolazione a livello globale aumenterà e soprattutto aumenterà quella nell'ambiente urbano. Quindi nel 2050 la popolazione appunto in ambiente urbano sarà doppia rispetto a quella dell'ambiente rurale. Le città occupano una parte piccolissima di tutta la superficie terrestre, solo il 2%, ma riescono a consumare più del 60% dell'energia,
a livello globale contribuiscono al 70% delle emissioni e al 70% dei rifiuti. Credo che, diciamo, sì, alla luce di questi dati è necessario, come appunto è già in atto, ripensare l'ambiente urbano, ripensare il modo di vivere nelle città. All'interno dell'Agenda 2030, quindi degli obiettivi di sviluppo sostenibile, ci sono appunto alcuni obiettivi che prendono in considerazione maggiormente proprio queste tematiche. Quindi l'obiettivo 11 appunto riguarda proprio gli insediamenti urbani, come renderli più inclusivi, sicuri, sostenibili. L'obiettivo 13 appunto sono tutte le azioni che riguardano il clima, combattere i cambiamenti climatici, insomma come abbiamo appunto visto nella presentazione del professor Di Chio, e il 15, come già diceva, proprio la protezione e diciamo un uso più sostenibile dell'ecosistema, di tutti gli ecosistemi sulla Terra. Tornando all'ambiente urbano, la principale problematica è quella dell'inquinamento atmosferico, che è principalmente dovuto dal traffico veicolare, dalle industrie, dalle attività industriali che sono magari nel periurbano e da tutti gli impianti di raffrescamento e riscaldamento domestici. L'inquinamento atmosferico è principalmente costituito dalla CO2 e dal particolato, che ora vedremo nel dettaglio così per curiosità cos'è, e anche da poi ossidi di azoto o di zolfo. Questo è un esempio, un quadro per vedere appunto quanto nei grandi agglomerati urbani le concentrazioni di particolato, in particolare appunto di PM10, superino spesso le soglie consentite per legge e che sono anche ovviamente per i limiti insomma della salute umana. Questo un po' appunto prima si diceva nel racconto del professore prima, questo è un esempio di come il particolato effettivamente proprio influisca sulla percezione, sulla visibilità, quindi una concentrazione più elevata di particolato nell'aria appunto determina una riduzione di visibilità notevole. Ovviamente il PM, il particolato non si vede, non è visibile, questi sono diciamo i modi di chiamarlo PM10, PM2.5 e riguardano proprio appunto le sue dimensioni che appunto sono anche di pochi nanometri e sono più piccole sono queste particelle, più pericolose sono, perché si accumulano nei nostri tessuti e appunto a lungo andare determinano patologie croniche. Questo appunto era un'altra immagine insomma che ci dà un po' l'idea delle dimensioni, insomma sono comunque sono corpuscoli, sono particelle ma sono molto piccole, questa è una sezione di un capello e potete vedere appunto il PM10 e il PM2.5 quanto siano infinitesimi proprio. Questo è invece appunto la situazione dell'inquinamento atmosferico, in particolare appunto delle concentrazioni di particolato nell'aria, confrontando la situazione italiana e quella europea. Quindi vedete, diciamo, in Italia ci sono sempre situazioni, valori più alti rispetto all'Europa. Questo sempre dall'Agenzia dell'Ambiente, abbiamo sempre diciamo, una situazione appunto con dei valori più elevati, no? Di concentrazione di PM10, soprattutto nell'Italia settentrionale e appunto in Turchia e in alcuni paesi dell'est. Di nuovo, dobbiamo riflettere, dobbiamo cercare di cambiare, andare verso un cambiamento che deve appunto, come già si diceva, deve essere verso una riduzione, un annullamento dell'inquinamento e dell'utilizzo dello sfruttamento delle risorse. E il verde, le piante arboree in particolare, ci vengono in aiuto. Il verde è stato, soprattutto il verde urbano, magari soprattutto all'inizio, insomma, spesso inteso soltanto come un potenziale estetico, quindi un qualcosa di bello da vedere e poco di più.
Oggi appunto mi faceva insomma piacere parlare di quanto invece, di quante funzioni, come appunto abbiamo già un po' accennato, di quelli che noi chiamiamo servizi ecosistemici, no? Cioè questi benefici dell'ambiente in generale verso l'uomo, di quanto appunto il verde anche in città, il verde urbano possa dare. In primo luogo le piante assorbono appunto CO2 attraverso la fotosintesi, abbiamo detto, quindi permettono di sequestrare notevoli quantità di CO2 dall'ambiente. Sono anche molto importanti per il sequestro degli inquinanti appunto particolato, ossidi di azoto e di zolfo. Riducono una problematica che nelle città è più, diciamo, si manifesta di più, che è quella dell'innalzamento delle temperature durante i mesi estivi soprattutto. Abbiamo un'oscillazione, una differenza di temperature tra i 3 e i 4 gradi se confrontiamo la campagna, quindi un ambiente rurale, e la città. Le piante ci aiutano a ridurre, no? Ad abbassare questa temperatura. Regolano il ciclo dell'acqua, lo vedevamo anche prima, in ambiente urbano questa problematica è ancora più acuita. Abbiamo visto appunto, insomma, mesi fa, a novembre, ci sono stati importanti situazioni anche a Matera, proprio di allagamenti, no? L'acqua in città, con fenomeni estremi che stanno aumentando proprio per i cambiamenti climatici, non viene più reggimentata. E l'aumento di zone verdi favorisce appunto invece lo stoccaggio. Il suolo riesce a stoccare notevoli quantità di acqua e le piante traspirano anche l'acqua piovana, per cui diciamo riuscì a aumentare le aree verdi e le piante in ambiente urbano favorisce anche questo, riduce il runoff. E poi appunto un accenno ovviamente il ruolo del verde urbano è anche quello di provocare, di suscitare benessere proprio nelle persone e anche a livello proprio psicofisico. Ci sono studi, insomma, che hanno proprio monitorato valori di pressione, di analisi del sangue, insomma, tutta una serie di fattori a livello fisico che si migliorano quando una persona si trova a magari svolgere attività all'aperto. Ecco, questo era appunto un po' più nel dettaglio la prima grande funzione delle piante, che è quella appunto di sequestrare la CO2. Quindi gli alberi, attraverso la fotosintesi, sequestrano la CO2 atmosferica, la immagazzinano il carbonio nelle strutture, sia quelle permanenti, quindi proprio i rami, no? Il fusto, che anche in modo, insomma, più temporaneo attraverso le foglie e i frutti. Poi appunto le piante sequestrano gli inquinanti atmosferici. Come fanno? Questo è una, diciamo, viene fatto diversamente a seconda dell'inquinante, a seconda della specie di pianta di cui stiamo parlando. Soprattutto per il particolato ciò avviene attraverso appunto sedimentazione, impatto, quindi semplicemente favorendo diciamo le specie che hanno, vi faccio vedere, ecco, le specie che hanno un'anatomia fogliare delle foglie con un'elevata superficie, magari con delle strutture che possono essere tricomi, cere, peli, no? Tutta una tomentosità, no? Che si trova appunto proprio sulla struttura delle foglie, questo favorisce l'adesione e la sedimentazione del particolato. Dall'altro lato, appunto, per altre sostanze, invece, queste vengono assorbite, appunto, a livello fogliare, e spesso vengono immagazzinate, quindi accumulate nelle foglie, a livello cellulare, in alcune strutture cellulari, vengono, diciamo, inattivate e accumulate lì. Altre vengono invece metabolizzate e quindi degradate e eliminate attraverso composti che non sono più dannosi. Questa funzione la pianta, diciamo, la fa diversamente dalla CO2, la fa con un minimo di danno, nel senso che anche alcuni inquinanti sono dannosi anche per le piante a lungo andare.
È per questo che anche nella progettazione delle aree verdi è necessario, a seconda del posto, è necessario scegliere la specie adeguata. Ci sono specie che sono più tolleranti verso l'inquinamento atmosferico e quindi possono per esempio essere immaginate lungo viali alberati, magari appunto molto trafficati, mentre ci sono specie che sono invece meno tolleranti e che quindi è meglio, come dire, non considerare, no, in situazioni, diciamo, in cui il traffico, in cui l'inquinamento è più elevato, perché comunque appunto andrebbero incontro a una ridotta funzionalità e a danni a livello appunto degli organi. La questione dell'inquinamento atmosferico è poi, c'è, diciamo, una grande, insomma, un altro interessante aspetto è quello anche dell'inquinamento indoor, quindi non soltanto outdoor, ma all'esterno, ma anche quello in casa. In casa, indoor, l'inquinamento indoor è in parte dovuto all'inquinamento che proviene dall'esterno, in parte in realtà, diciamo, è un'altra tematica, quindi proviene anche, ci sono anche fonti, diciamo, interne, e però può essere appunto ridotto anche l'inquinamento indoor da appunto sia piante magari poste vicino alle abitazioni, che quindi appunto magari delle siepi, no, che accumulano, che sequestrano una notevole quantità di inquinanti, e anche da piante interne, quindi diciamo appunto che vengono utilizzate anche all'interno proprio delle abitazioni, e che hanno specificità nel sequestrare precisi inquinanti, che possono essere benzene, toluene, formaldeide, sono tantissimi, diciamo, prodotti. Un'altra, appunto, sempre all'interno delle funzioni, insomma, dei servizi ecosistemici che il verde urbano svolge, svolge appunto per noi, benefici, c'è appunto la riduzione delle temperature. Il fenomeno appunto è chiamato isola di calore, quindi appunto avviene soprattutto durante i mesi estivi, nelle ore, principalmente nelle ore più calde, e abbiamo appunto proprio un innalzamento delle temperature di 3-4 gradi rispetto all'ambiente rurale. Attraverso la traspirazione e l'ombreggiamento, le piante, un parco, un grande parco, no? O magari una foresta urbana, insomma, comunque anche ogni singola pianta arborea importante riescono appunto a ridurre la temperatura, ad abbassare la temperatura dell'aria. Da qui, diciamo, c'è anche appunto, parlando di verde un po' più tecnologico, l'utilizzo, insomma, soprattutto appunto in diversi ambienti, l'utilizzo anche di soluzioni appunto più tecnologiche, quindi verde verticale, tetti e pareti verdi. E questi, appunto, ci sono diversi studi, insomma, dimostrato che riducono appunto cioè risparmiano il consumo dell'energia e appunto servono. Sono utili per mitigare la temperatura in estate, quindi per raffrescare, e in inverno per riscaldare. Per quanto riguarda il ciclo dell'acqua, appunto, in ambiente urbano è una problematica da attenzionare, proprio perché le superfici permeabili si riducono, aumentano quelle impermeabili, e quindi l'acqua in occasioni, soprattutto, no, con l'aumento degli eventi estremi a cui stiamo sempre più incontrando, l'acqua deve essere in qualche modo raccolta. Quindi il suolo fa, il suolo, soprattutto un suolo fertile, appunto, da studi che abbiamo fatto con il gruppo, un suolo fertile riesce a raccogliere più di 4.000 metri cubi d'acqua a ettaro. Questo si riduce quando appunto abbiamo un suolo meno fertile, però un suolo appunto di queste riesce a, appunto, è un contenitore importantissimo per l'acqua, e quindi appunto, diciamo, le piante e le aree verdi urbane sono molto importanti appunto proprio nella riduzione del runoff, proprio perché appunto raccolgono, insomma, l'acqua nel suolo, e le piante stesse traspirano una parte, diversamente da quello che invece avviene
su appunto superfici più impermeabili come il cemento e l'asfalto. Appunto, tra i benefici dell'ambiente naturale abbiamo detto ci sono proprio evidenze a livello di attenzione, di sistema cardiovascolare, endocrino, immunitario, anche del benessere proprio appunto psicofisico. Quindi ci sono veramente tantissimi studi, io ne so qualcuno così per, giusto così per magari se mi può essere di interesse, però insomma sugli effetti appunto positivi del verde urbano appunto a livello psicofisico. Questo è l'aspetto economico. Allora, da un lato sappiamo che piante, cioè o meglio immobili con vicino un delle aree verdi aumentano il loro valore di circa il 10-20%. In più, questa diciamo si è iniziato negli Stati Uniti, ma adesso abbiamo studi anche qua in Italia, si è iniziato proprio a calcolare, no? Il beneficio a livello economico che ogni pianta dà. Ci sono appunto, questo ora cito McPherson, ma abbiamo anche degli studi appunto in Italia, fatti in Liguria, a Roma, in cui appunto si inizia a riconoscere anche a livello economico. Quindi questo è soltanto, come dire, uno spunto che magari anche le autorità locali potrebbero tenere in conto, perché questo ci sono software, insomma ci sono calcoli che vengono effettuati, i benefici monetizzabili che vengono prodotti dalle piante sono anche in termini di riduzione per esempio delle ospedalizzazioni, appunto riduzione, sequestro degli inquinanti, sequestro della CO2, sono tutte funzioni che sono servizi ecosistemici che sono stati iniziati a essere proprio contabilizzati e che quindi anche per i policy makers devono essere, bisogna iniziare a considerarli quando andiamo appunto a pianificare un'area verde, a progettare no, delle aree verdi in ambiente urbano. Questo a livello di quindi un po' di funzioni. Dobbiamo, insomma, volevo vederla anche un po' dall'altro lato, cioè dal lato della pianta, no? Volevo giusto farvi così riflettere, perché insomma l'ambiente urbano non è lo stesso che l'ambiente naturale. Quindi una pianta che è posta in ambiente urbano dovrà appunto adattarsi, no? Mettere in atto alcune strategie, perché alcune situazioni, che adesso vedremo qualche esempio, sono diverse dall'ambiente naturale. Appunto abbiamo detto l'inquinamento dell'aria è fra le 5 e le 25 volte superiore, quindi anche una pianta al netto della CO2, no? Parliamo di inquinanti, di un altro tipo di inquinanti, anche la pianta deve adattarsi, deve contrastarli. La radiazione solare rispetto all'ambiente naturale è 15-20% in meno, la temperatura dell'aria aumenta e l'umidità è meno, fra l'8, il 10, il 2, insomma comunque sono condizioni, appunto ci sono differenze fra un ambiente urbano e naturale che devono, diciamo, a cui comunque la pianta deve adattarsi. E un altro aspetto che adesso vedremo e di cui appunto ha già insomma un po' parlato il professor Di Chio è il suolo, cioè il suolo in ambiente urbano è un ecosistema a sé, nel senso è un suolo molto diverso dal suolo agrario e che non è sempre, anzi non è quasi mai indicato per la crescita delle piante. Ecco appunto, quindi questo era così un ossimoro, una sfida tecnica. Le problematiche a livello di suolo sono principalmente una riduzione della sostanza organica, che quindi un ridotto quantità del ciclo dei nutrienti, per cui appunto la pianta oltre all'acqua deve anche trovare insomma nutrienti e appunto insomma nei suoli urbani diventa spesso più difficile. Poi abbiamo principalmente appunto un elevatissimo l'inquinamento di cui abbiamo parlato prima, perché ovviamente poi l'inquinamento atmosferico in parte si deposita anche a livello di suolo e quindi i suoli in ambiente urbano sono inquinati.
E infine la compattazione. La compattazione che può essere profonda o superficiale, che comunque determina una perdita di porosità, di macroporosità, che sono quelle appunto che favoriscono il passaggio dell'acqua, dell'ossigeno e delle radici e favoriscono anche il benessere radicale, quindi un adeguato assorbimento, uptake di minerali e acqua. Ecco, questo vabbè era un esempio, insomma entravamo un po' più nel dettaglio, però era per dire come appunto le piante in ambiente urbano si trovano in condizioni non ottimali e quindi appunto spesso loro si adattano, ma noi magari conoscendole dobbiamo appunto fare di tutto per migliorare queste situazioni. Nelle riflessioni, appunto nelle ipotesi, insomma, per immaginare un futuro più sostenibile, soprattutto all'interno delle città, io ho iniziato così a fare un po' di ricerca, anche per vedere situazioni a livello globale, europeo, come fosse la situazione del verde urbano a livello europeo e globale. Questo è tratto da un lavoro ed è appunto sono le aree verdi, le zone verdi, gli spazi verdi appunto in Europa. Come vedete appunto nei paesi più settentrionali abbiamo situazioni migliori e in Italia dobbiamo migliorare. E per questo vi consiglio la lettura, insomma, comunque di guardare alcuni esempi di come proprio a livello globale in diverse città ci siano situazioni di foreste proprio negli ultimi anni. Questo è un report della FAO, appunto si chiama Forest and Sustainable Cities, Inspiring Stories, era proprio per ispirarci. Far partire anche magari una discussione, no? Era per ispirarci, prendere storie a livello globale, che casi singoli però, no? In cui si evidenziano appunto degli esempi di come invece il verde urbano sia stato integrato e favorito appunto a livello delle città. Questa è la New Urban Agenda delle Nazioni Unite, quindi è stata presentata e adottata nella fine 2016, è stata tradotta in 30 lingue ed è proprio appunto da una visione anche appunto dei piani, delle linee guida a livello di proprio per migliorare il futuro e lo sviluppo sostenibile a livello di appunto ambiente urbano. Una buona parte ovviamente è relativa agli spazi verdi. A livello europeo ci sono anche appunto a livello appunto di comunità europea ci sono anche le European Green Capital, dopo Matera 2019, era questo, adesso io mi permetto, non lo so, non mi sto nemmeno guardando, però mi permetto così di fare anche io una provocazione intellettuale, visto che piaceva l'idea. E cioè, queste sono le European Green Capital dal 2010 fino appunto al 2021. È possibile anche avere insomma il premio European Green Leaf per città appunto con tra i 20.000 e i 100.000 abitanti. E appunto la mia provocazione era questa: chissà se così ci riusciamo a pensarci, insomma, a immaginare, no, la nostra città, diciamo, più verde. Io vi ringrazio. Grazie Alba. Senti, ti rivolgo soltanto due domande che sono arrivate dagli studenti, a te al professor Di Tio, e poi magari faccio io un piccolo appunto prima di lasciare la parola a Massimiliano Burgi. Allora, Antonio Marmora dice: la situazione attuale in cui è necessario accelerare la fase del raccolto nei campi, quanto potrà influenzare sul prezzo d'acquisto dei beni?
e poi l'altra da parte di Marco Cuccarese: gli inquinanti assorbiti dalle piante vengono solo immobilizzati nella struttura delle piante o metabolizzati con formazione, quindi di metaboliti? Se metabolizzati, ci sono evidenze scientifiche del fatto che non vengano formati metaboliti altrettanto tossici e rilasciati poi in qualche modo? Sì, diciamo che questo discorso degli inquinanti poi è da fare caso per caso, nel senso che ci sono alcuni inquinanti che vengono solo stoccati a livello cellulare, si accumulano e infatti, diciamo, arrivati a un certo livello sono tossici, anche possono anche causare fitotossicità. Ci sono appunto, come dicevo, insomma, altri inquinanti vengono metabolizzati, quindi vengono degradati a livello cellulare e diciamo eliminati di solito come composti non dannosi. Ripeto però questi poi casi singoli, cioè questi sono diversi esempi, i casi singoli vanno trattati poi appunto a seconda anche dell'inquinante caso per caso, ecco. E anche specie per specie, perché per esempio ci sono diverse specie che trattano lo stesso inquinante ovviamente in modi diversi, no? A livello sia metabolico che cellulare, quindi sì, è comunque una problematica, per esempio anche quando si fa fitodepurazione, fitorisanamento, no? Anche lo stoccaggio, poi lo smaltimento delle piante che magari accumulano, no, nei loro tessuti inquinanti, è ovviamente, diciamo, da considerare, insomma, da prendere in considerazione. Sì, grazie. Allora io volevo, insomma, ringraziarvi, poi non posso dilungarmi più di tanto perché si sta facendo tardi, però fare solo una puntualizzazione, una riflessione di quanto appunto il paesaggio sia essenziale alla città. Abbiamo visto anche con voi immagini, insomma, di inondazioni prossime a Matera, avvenute ormai appunto in tutto il mondo negli ultimi anni, e quindi quanto questo, insomma, ci dica che è forte riconnettere certo la città all'ecosistema. La natura deve nuovamente diventare un elemento costitutivo della città, quindi cambiare le sue funzioni primarie. Ci stanno dicendo che si va verso un quadro legislativo europeo più rigido che obbligherà ad un cambio di sistema entro il 2025. Ieri si facevano queste riflessioni sempre insieme al professor Di Chio, insomma, di quanto la geopolitica sia essenziale e di quanto purtroppo molti sono ancora rimasti, insomma, muti e sordi a cambiamenti davvero sostanziali e strutturali. Però appunto stanno imponendo anche delle dei rifacimenti a tutti gli impianti, per esempio in città, ad esempio per permettere, come dicevi tu Alba, appunto l'acqua piovana di filtrare, perché questo è veramente un problema, insomma, rilevante. Però io mi chiedo dove troviamo lo spazio, per esempio in città, per far filtrare appunto l'acqua di pioggia, soprattutto oggi, insomma, dove praticamente tutto il suolo è stato mineralizzato. Uno dei rimedi che è stato l'anno scorso spiegato ad un convegno a cui ho partecipato mi sembrava, insomma, carino condividerlo con voi perché credo che pochi ne sappiano al riguardo, è quello della macchina autonoma e condivisa, sempre perché appunto in una visione ecosistemica in cui ciascun elemento porta la soluzione all'altro, appunto il paesaggio, l'ambiente, l'acqua, la mobilità, perché quando si parla di città devi tenere sempre tutto insieme, è fondamentale appunto che facciamo delle riflessioni a riguardo. Si diceva appunto che in tutti i trasporti urbani entrerà questo, insomma, come trasporto condiviso. Uno studio condotto per esempio a Lisbona dice che 9 su 10 auto potrebbero essere soppresse perché sono solo utilizzate a inizio giornata per recarsi a lavoro, poi sostano 8 ore e sono riprese appunto per ritornare a casa. Che questo obiettivo sarà necessario raggiungerlo tra i 5 e i 20 anni prossimi. E quindi immaginiamo appunto che in un tempo breve il 20% del suolo urbano sarà di nuovo disponibile e sono praticamente immaginabili infrastrutture verdi ridate alla città. Tutti gli spazi oggi utilizzati per i parcheggi poi diventeranno appunto suoli pubblici di prossimità alle case.
In Francia, insomma, questa politica la stanno già adottando e quindi il paradosso praticamente sarà che appunto l'evoluzione dell'automobile stessa, che ha causato e continua a causare danni, insomma, di cui avete parlato, costituirà molto probabilmente il punto di partenza e quindi rinascita della città. Certo, la consapevolezza deve essere totale perché è vero, le politiche a livello internazionale, però credo che appunto poi quasi tutto si giochi a livello di cambiamento locale, nel senso quando voi parlavate di territorio, inteso appunto come bene comune, è necessario appunto che si abbia una progettazione unitaria e soprattutto che si vada verso quello che si chiama il concetto di bioregione urbana, ovvero una sinergia totale tra campagna e città, un riequilibrio appunto policentrico dei sistemi urbani, economici ed energetici, che viene fatto alla fine su base locale. Perché questo presuppone forme di autogoverno per appunto uno sviluppo autosostenibile a partire dalla messa in valore di beni patrimoniali e naturali del nostro territorio. Quando si parlava appunto del cibo, cioè è cibo che noi produciamo appunto a livello locale, fondamentalmente, cioè nel senso dobbiamo spingere affinché la consumazione sia soprattutto questa. Adesso io volevo rivolgere una domanda a entrambi, ma forse faccio parlare prima a Massimiliano Burgi, in modo tale che poi deciderete, insomma, uno di voi tre di rispondere. Allora mi chiudo, cioè chiudo il mio microfono. Massimiliano, a te. Sì, grazie, buongiorno. Vi ringrazio per diciamo l'invito a questo seminario, che diciamo trovo molto interessante, ma come diceva anche il professor Di Chio prima, diciamo, quello che io dirò è anche frutto di una collaborazione e di un lavoro fatto insieme durante questi anni, sia con il professore, con Alba Minini, ma anche con Ina Maccaione e Armando Sichenze, con cui io, diciamo, ho avuto una collaborazione presso l'università. Io adesso vi parlerò di uno dei progetti di Matera Capitale Europea della Cultura, che si innesta proprio nel seminario che cui stiamo ragionando oggi, è il progetto Gardentopia. È un progetto che appunto porta quest'utopia del verde negli spazi urbani e ha portato, diciamo, una riflessione a più livelli. Questo è un progetto che però è nato già nel 2014 con un approccio anche molto semplice, facendo un bando con l'amministrazione di Matera sui balconi pubblici, concependo il balcone fiorito come una compartecipazione allo spazio pubblico, quindi non diciamo una bellezza privata, ma come una bellezza condivisa che compartecipa a un decoro pubblico. Nell'anno successivo il progetto è stato allargato ad una dimensione più di regionale, implementando fortemente la dimensione comunitaria. E oltre alla parte dei balconi erano considerati anche i condomini fioriti, le strade fiorite, e soprattutto su Matera e su Potenza si è sperimentato la possibilità di premiare e valorizzare chi già curava delle aree che abbiamo chiamato aree fiorite e chi invece aveva il desiderio, associazioni, cittadini o gruppi formali e informali che volessero valorizzare e recuperare un'area abbandonata trasformandola in un giardino di comunità. Queste sono alcune immagini dei giardini che noi abbiamo già
trovato che di cittadini che hanno partecipato al concorso, sul fondo si vede il professor Di Chio che con me faceva i sopralluoghi proprio durante la fase di monitoraggio, e abbiamo scoperto un volto nuovo della città, che era della città di Matera, che in tanti luoghi, in tanti quartieri, più quelli degli anni 50, ci ha fatto scoprire delle persone, che delle comunità che curano i giardini. E questi sono, diciamo, queste sono delle immagini di una cultura dello spazio pubblico, del verde, che è molto trasversale, va dagli adulti ai bambini. Questo progetto, che ha preso poi il nome di Basilicata Fiorita, è nel 2019 invece è diventato proprio un progetto fortemente comunitario e incentrato fortemente sugli spazi di comunità, e quindi sulle aree verdi. E ha preso proprio questo nome di Gardentopia, e c'è stata un bando che è stato lanciato, un bando di partecipazione semplice, di partecipazione ai comuni della Basilicata, in cui loro dovevano candidare delle aree su cui volevano fare, aree anche già esistenti, su cui però volevano fare un'azione, che era un'azione di comunità, e in questo caso la componente interessante che noi abbiamo portato per alzare il livello di qualità di questo progetto è che attraverso la curatrice del progetto Pelin Tan sono stati inseriti degli artisti d'arte contemporanea che con varie competenze hanno lavorato con le comunità per trasformare questi giardini in giardini di comunità. I giardini, appunto, come dicevo, sono 32 e sono diffusi in tutta la Basilicata, e abbiamo piccole realtà, quindi piccolissimi comuni, e comuni anche un po' più grandi. La cosa interessante è che il parterre degli artisti che Pelin Tan ha proposto, 19 artisti, sono artisti che hanno vari profili: sono videomaker, sono artisti concettuali, sono architetti, sono designer, sono videomaker che provengono da tutte le parti del mondo, altri sono italiani ed altri sono lucani. Quindi incrociando queste competenze con le realtà locali, ciascuno degli artisti, con le sue specificità, ha sollecitato la comunità a prendersi cura e a riscoprire non soltanto il giardino. In alcuni casi si è fatta proprio un'azione di valorizzazione del paesaggio tout court. Mi viene in mente un'esperienza molto importante che è stata fatta su Cirigliano, che questa immagine che vedete adesso, che loro, attraverso questo artista che si chiama Luigi Coppola, che ha un approccio fortemente artistico, però fortemente improntato sul recupero dell'ecologia, delle tecniche tradizionali della natura, e lui con questa comunità di Cirigliano, che è molto piccola, ha riscoperto e riaperto degli antichi tratturi che erano stati abbandonati, e quindi hanno fatto insieme ai cittadini, lui ha fatto una rilettura del paesaggio e una riappropriazione, perché adesso loro hanno scoperto questo tratturo che collegava poi Cirigliano ad altri comuni, e adesso, a partire da questa residenza artistica che Luigi Coppola ha fatto con loro, si sono attivati per rendere questo percorso un percorso sempre attivo, e che ogni anno vorranno valorizzare. Una componente fondamentale è che
le comunità che questi artisti hanno incontrato nelle loro residenze sono state varie, in molti casi hanno coinvolto le scuole. Le scuole che diciamo in alcuni casi hanno visto proprio al loro interno, all'interno degli spazi scolastici, la realizzazione di questi giardini o l'implementazione di questi giardini. In altri casi invece gli artisti hanno lavorato su dei giardini al di fuori delle scuole, però non facendo delle operazioni spot che diciamo finalizzano un'operazione a quei 2 o 3 giorni in cui l'artista è presente lì, ma aprendo degli scenari e dando degli strumenti ai cittadini, in particolare delle scuole, per far sì che loro stessi, poi i bambini o i cittadini, siano in grado di continuare e implementare queste attività sul giardino e sul paesaggio stesso. Questa immagine invece che a Castel Saraceno è un po' riprende, diciamo, quel discorso che faceva anche il professor Di Chio prima, molto interessante, su che valore diamo al cibo. Rircrid Tiravanija è un artista importante, molto grande, di un valore diciamo enorme sul panorama artistico. Lui lavora col cibo, nelle sue performance proprio fa queste diciamo queste grandi cene in cui dà una rilevanza al cibo, trasformandolo in un prodotto artistico, però tornando al bene, cioè questo cibo è prodotto in quanto appartenente a una filiera sana, naturale e virtuosa. Questa è ancora l'immagine di Cirigliano con la scoperta. In alcuni casi diciamo si è intervenuto con questo progetto riqualificando delle zone anche che esistevano però abbandonate. Questo è l'esempio di Lavello, in cui c'era una fontana che non veniva più utilizzato, c'era una difficoltà da parte del comune, dell'amministrazione, per recuperare questa fontana, e quindi attraverso un intervento architettonico, in questo caso di Volume Zero, che è un team lucano, loro hanno messo all'interno della sabbia, hanno piantumato delle essenze e hanno riattivato il sistema di partecipazione e di frequentazione di questo di questo luogo. Poi ci sono degli interventi un po' più architettonici, come ancora questo a Montemilone, e invece questo che voglio sottolineare ad Oliveto Lucano, di questo artista Anton Vidocle, che è un videomaker russo che vive in America, e lui praticamente ha proposto diciamo di allargare il profilo, quindi di non fare un ragionamento soltanto sul giardino, ma di lavorare su tutto il territorio di Oliveto Lucano, facendo un documentario metteva le radici, in questo caso mi sembra appropriato anche proprio l'espressione, su tutti i riti arborei, in primo quello di Oliveto Lucano. Però lui non ha fatto un documentario sul rito arboreo di Oliveto Lucano, è partito da questa da questo aspetto che è fondamentale e di orgoglio per i cittadini, però ha con i cittadini fatto e con degli attori professionisti ha fatto un documentario che è un documentario tutto improntato sulla natura, sull'importanza dell'equilibrio fra uomo e natura, e diciamo proprio su questo margine tra morte e vita attraverso la natura.
Io continuo a scorrere le immagini. Questo invece è un altro laboratorio che è stato fatto sia con i cittadini che con anche proprio con le scuole. E lei è Otto Bong, è un'artista nigeriana che nel 2019 è stata premiata con il premio del Leone alla Biennale dello Spazio, alla Biennale, scusate, di Venezia, e lei ha proposto sui giardini dei Momenti a Matera, ma è il giardino di Pietragalla, ha proposto dei laboratori di realizzazione del sapone, un sapone fatto in maniera ecologica, con tecniche tradizionali anche, e utilizzando delle erbe officinali. Quindi la sua performance, che vedeva proprio in pieno la partecipazione dei cittadini o dei bambini, era anche proprio una lezione didattica, era una lezione di spiegazione sul tema delle piante, sull'importanza delle piante, sul loro ruolo, e anche poi, era attiva, perché alla fine c'era la realizzazione di questo sapone che veniva dopo un tempo di stagionatura, veniva ed è stato consegnato ai cittadini. E in particolare a Pietragalla, i cittadini, dopo questo laboratorio con lei, hanno voluto fare un incontro più specifico in cui hanno affrontato, a partire dalla dimensione delle piante, tutto lo scenario del paesaggio e della partecipazione dei cittadini alla vita urbana e anche sugli spazi verdi. Questo invece è un'altra artista cinese, Otto Bong, che lei About Worker, del team About Worker, che lei ha fatto una performance di danza e di teatro che aveva come tema il verde. Questo è Rio Nero, e adesso li scorro velocemente anche per stare nei tempi. Questo invece è Salandra, e invece questo qui è un lavoro su cui mi voglio soffermare, che è quello di Leone Contini, che ha fatto a San Costantino Albanese, questo paese a Brescia, e lui ha voluto costruire questa spirale, l'ha fatta sempre con delle maestranze dei cittadini, e su questa spirale, che vediamo adesso ancora in fase di costruzione, ha poi inserito nella parte della spirale una vegetazione che è tipica di questi luoghi, però costruendo la storia di queste piante. Infatti Leone Contini lavora in maniera molto forte sul tema delle migrazioni delle piante, e lui fa comprendere come le piante e i semi attraverso le popolazioni si sono spostate, e come in alcuni casi le piante diventano poi identificative di alcuni luoghi, e quindi raccontano le radici di quei popoli. Questa è l'esperienza che poi è stata anche questa coinvolgente, un po' come è accaduto ad Oliveto Lucano. Questa l'ha fatta sempre Luigi Coppola, che è questo artista appunto che lavora tra Lecce e Bruxelles, e lui a un certo punto le residenze che ha svolto a San Mauro Forte, le residenze artistiche, si è accorto che la maggior parte delle persone che incontrava, che erano anche agricoltori, dicevano di non aver mai utilizzato dei fertilizzanti chimici, e che il loro prodotto era tutto rispondente un po' a quel ciclo che presentava prima il professor Di Chio.
E quindi lui a un certo punto ha anche lui ha allargato il profilo della discussione, non circoscrivendolo più al giardino, ma allargandolo completamente a tutto il paesaggio, facendo, diciamo, a conclusione della sua residenza artistica, una sorta di grande fiera, possiamo dirla così, una festa in cui tutti questi prodotti che sono coltivati in maniera naturale e virtuosa sono stati, diciamo, portati in città. Luigi Coppola ha fatto anche un lavoro molto importante a Casino Padula, a Matera, in una, diciamo, delle sedi di Matera 2019 della fondazione, in cui c'è uno spazio verde attorno e lui ha attivato una serie di orti urbani che continuano ad essere coltivati e attivi, e anche in quel caso c'è stata una componente molto importante nella partecipazione di delle scuole. In quel caso lì sono state coinvolte delle scuole che avevano un'affinità didattica, come il liceo artistico e l'istituto agrario Briganti di Matera, e poi delle scuole di prossimità come la scuola Semeria presso Don Milani, che essendo nella zona del quartiere di Agna si sono incaricati di adottare un orto e di prendersene cura, e quindi questi bambini hanno, diciamo, per tutto il 2019, avrebbero continuato anche adesso nel 2020, però sappiamo i motivi per cui la scuola è chiusa, hanno diciamo fatto una sorta di lezione all'aperto. Loro venivano nel loro orto e vedevano le piante che stavano fiorendo, oppure le piante che avevano bisogno di acqua, e vedevano tutto il ciclo, hanno compreso la nascita del pomodoro. Poi Luigi Coppola è stato molto bravo, perché gli ha fatto anche la storia del pomodoro, come il pomodoro è poi arrivato in Italia, e loro hanno, diciamo, proprio in queste lezioni all'aperto hanno sentito proprio il percorso che il loro orto stava facendo. E quindi questa è l'immagine del Casino Padula di Luigi, con alcuni di questi bambini diciamo al lavoro. E hanno fatto poi una raccolta sempre al Casino Padula delle olive, hanno prodotto l'olio. Quindi per concludere, anche per stare, diciamo, nei tempi che mi sono stati chiesti, è che questi artisti hanno diciamo fatto un lavoro molto importante con le comunità, e hanno lasciato degli strumenti a questi cittadini per far sì che loro continuino a riappropriare e a sentire diciamo il legame con il verde, che sia urbano, che sia invece un verde extraurbano, ma sentirlo come un elemento importante della loro vita, e di riportarlo in un equilibrio fondamentale sia nelle città che nel paesaggio stesso. Grazie mille, Massimiliano. Purtroppo niente, abbiamo già sforato i tempi, quindi la discussione finale sarà brevissima. Non ci sono domande da parte degli studenti, però io volevo chiedere a te in particolare. Oggi appunto questi giardini sono curati ancora, soprattutto da parte dei cittadini, quindi dei privati, e se vi è in qualche modo un ruolo del pubblico. E poi estendo invece appunto la domanda, provocazione a tutti, insomma, a chi voglia affrontare questa piccola risposta in poche battute,
quali modelli appunto potremmo usare o comunque cosa fare per far radicare la cultura del verde in città? Grazie. Allora, ti ringrazio per la domanda perché mi dà la possibilità di fare una specifica su quello che è accaduto quando diciamo le associazioni, i cittadini ci hanno proposto di recuperare durante il 2015 delle aree abbandonate e trasformarle in giardini di comunità. E per questa, diciamo, con questo progetto ne sono nate tre a Matera e una a Potenza. In quel caso noi abbiamo fatto, forse per la prima volta in Basilicata, un accordo quadro a tre che vedeva il comune, la fondazione e i cittadini sullo stesso piano. A fronte di questo accordo quadro poi ci sono stati degli accordi bilaterali fra fondazione e diciamo cittadini e cittadini e comune, ognuno per la propria parte, però in questo accordo quadro sostanzialmente è stato indicato chi fa che cosa e quindi nessuno, diciamo, non c'era una sostituzione da parte del cittadino in termini di cura del verde perché l'amministrazione non lo fa, ma piuttosto, diciamo, il cittadino si è fatto carico di un impegno, però a fronte di un impegno anche da parte dell'amministrazione e così anche da parte della fondazione. E questo, diciamo, ha toccato anche in maniera precisa anche il tema del bene comune, perché di fatto abbiamo toccato una corda sensibile che è quello che lo spazio pubblico è anche uno spazio che è, diciamo, di cura dei cittadini. Però molto spesso i cittadini guardano le cose dall'esterno, invece il fatto di aver tirato all'interno di questo percorso e processo i cittadini c'è stato un cambio di rotta e un cambio di scenario e di visuale. Quindi questo è il risultato è tra i 32 i giardini noi stiamo facendo adesso una sorta di monitoraggio su quello che è accaduto. Sicuramente ti posso dire che in alcuni casi, come ho detto prima, a Cirigliano, a San Mauro Forte, a Lavello, a Maschito, a Monte Milone, questo è una cosa che sta continuando e che sta portando anche dei risultati importanti. In altri casi invece va ristimolata, perché uno dei grossi intoppi che noi abbiamo trovato durante la fase proprio anche di Gardentopia è che siccome erano le amministrazioni in questo caso che si proponevano e partecipavano al progetto, non dico in tutti i casi, però nella maggior parte dei casi i sindaci, quando si sono proposti al progetto, hanno visto in questo di più un lavoro infrastrutturale. Loro immaginavano che noi andavamo lì e li realizzavamo o li curavamo il giardinetto e quindi era una cosa finalizzata all'alberello. Invece è stata proprio la fatica maggiore, però diciamo l'impegno più importante, il fatto di dire all'amministrazione: guarda, noi non abbiamo interesse a metterti a dimora due o tre piante oppure curarti il giardino per due giorni, ma vogliamo creare con te e con i tuoi cittadini una nuova dimensione, un nuovo scenario per poter far sì che il verde urbano, il verde pubblico sia concepito in maniera diversa. No, soltanto se aveva voglia, insomma, di concludere appunto con una battuta anche il professor Di Chio rispetto a quell'altra domanda, insomma, su come poter far radicare la cultura del verde. In parte ci ha risposto Massimiliano, anche con l'arte, insomma, il coinvolgimento e la partecipazione, appunto, la responsabilità, ma... No, una riflessione, diciamo, su questo tema, nel lato sempre, diciamo, rispetto alle competenze e all'esperienza. Se uno conosce un processo, sa come gestire quel processo,
Io ritengo che qui dobbiamo fare un grande sforzo di introdurre nel sistema pubblico, privato, consulenziale, come vogliamo, questi giovani che si stanno formando. Per esempio, vedo il nostro corso PAVU, Paesaggio, Ambiente, Verde Urbano, questi ragazzi che imparano a governare, a mettere a sistema una pianta in un contesto urbano, con gli aspetti architettonici, con gli aspetti culturali. Perché dico questo? Perché è vero quello che Massimiliano dice, anche io mi sono trovato molte volte, diciamo, a fare questa osservazione a Massimiliano, perché io sono consapevole che se uno dimostra come una pianta di pomodoro riesce a produrre un chilo e si mangia insieme il chilo di pomodoro e non semplicemente perché lo devi fare, cioè aggiungere questo aspetto importante, crea quello stimolo importante. Io ho fatto così una sperimentazione senza dati nel viale dove abito. Abbiamo iniziato con un giardino, è chiaro il mio, diciamo, come orto, ma gli altri hanno deciso di fare altro, una pianta di ciliegio. Io ho fatto da innesto, diciamo, della... Ma il problema è questo, ci chiedevano, ma ora in fioritura cosa devo fare, per esempio, no? Ma come devo potare? Perché effettivamente tutte queste operazioni sono semplicissime per chi conosce il processo, però hanno bisogno, ecco, di questi stimoli. Quindi il fattore culturale è l'elemento fondamentale, sì, diciamo la cultura un po' più generale, ma anche questi aspetti tecnici, perché molte persone hanno paura di affrontare una pianta, di farla arrivare, diciamo, a buon fine, poi cade malata, non so come deve gestire, insomma. Quindi bisogna aumentare anche questa consapevolezza e questa conoscenza. Quindi un po' il consulente del verde in città che gira e con piccoli accorgimenti risolve molti problemi. Così l'abbiamo visto molte volte davanti ai negozi, qualcuno dimentica proprio che l'acqua è un bene essenziale per la pianta, quindi lascia seccare una pianta perché semplicemente non gli dà un po' d'acqua una volta a settimana. Ma così come tante altre, diciamo, cose che potrebbero, diciamo, ecco, insieme con tutti gli altri aspetti, far attecchire. Bisogna far aumentare il senso di appartenenza alla persona, non perché lo fa un altro, ma lo sto facendo io e qualcuno che mi aiuta a farlo. Quindi, quando si parlava delle infrastrutture, io guardo non dal lato, dice, vabbè, ci vuole qualcuno che faccia l'infrastruttura. No, ma ci vuole qualcuno che mi guidi in un processo, quello sicuramente. E comunque, diciamo, ecco, sta crescendo la cultura del verde grazie a tutti questi interventi che stiamo facendo, quindi anche gli stimoli e quant'altro, quindi siamo sulla buona strada, ma dobbiamo continuare in questa direzione. Finito. Infatti, il seminario di ieri è stato con Mangano, con Giuseppe Mangano, molto interessante, proprio perché metteva insieme tutte le istituzioni, l'università, con le sue competenze scientifiche, le associazioni pubbliche e private, l'amministrazione sia dei comuni che della regione, e i risultati erano davvero importanti. E io mi associo a quello che ha detto il professor Di Chio, che, come dire, spero che ci sia tempo per recuperare su Gardentopia, perché è un'esperienza molto interessante, molto affascinante, e come se mancassero dei pezzetti di DNA che forse bisogna ricostruire in qualche modo. Va bene, a tra un po', ciao, grazie mille. Grazie a tutti e spero grazie. Di... Grazie davvero a... Grazie a tutti. A Babbo, io, a Alba Minini, a Massimiliano Burgi e alla grande provocatrice Rossella Nicoletti. Grazie. Grazie. Grazie a te, Dino, di essere stato con noi. Spero di rincontrarti.